Roma! Questa sera per voi, attrice, presentatrice, agente per il Lazio di Un Volto per Fotomodella, titolare Accademia di Spettacolo di Pomezia. Il suo ultimo lavoro in Rai è stato Notte prima degli esami 82, nel ruolo della moglie di Ricky Memphis. Ha partecipato anche Un medico in famiglia, a Sotto casa, Carmen Morello! Buonasera a tutti! Ci siete? Buonasera! Benvenuti alla seconda edizione del Festival Canoro, una voce che esce dal cuore! Che meraviglia! Che meraviglia! Questo grande evento, questo festival di voci emergenti, organizzato dalla Not Only Fashion di Raul Morandi, al quale ha un grande grande applauso, in collaborazione con Cristian Di Gioia, con il 12° municipio della città di Roma, con la sovrintendenza dei beni culturali e con l'assessorato alla cultura e allo spettacolo del comune di Roma. E io sono felicissima di essere qui stasera per la seconda volta, perché ho ricevuto questo invito da Raul, graditissimo, e ho immediatamente accettato, anche perché questa è una serata speciale, una serata anche di beneficenza, perché una voce che esce dal cuore ha veramente un cuore grande. E noi stasera tutti i proventi li devolveremo a un'associazione Onlus denominata Smile Train Italia. Questa associazione Onlus è un'associazione umanitaria che, pensate, in 3 anni ha fatto viaggiare per il mondo ben 170 medici e infermieri, e naturalmente sono volontari, e li ha fatti viaggiare per 18 paesi del mondo, e loro hanno visitato e hanno operato quasi 1600 bambini con deformazioni al volto e con neuzioni gravi e trauma di guerra, perché purtroppo quelli sono paesi disagiati. Quindi io farei un grande applauso a questi medici che hanno un grande cuore, a questa associazione, e noi ne parleremo ancora durante la serata. Ma io volevo un grande, grandissimo applauso per un cantautore italiano che voi avete visto qui nel nostro video, un cantautore che ha scritto delle canzoni bellissime, nato in Calabria, a Crotone, nel 1950. Pensate che nel 1975, dopo essersi appunto trasferito all'età di 10 anni qui a Roma, scrisse una canzone bellissima che voi avete appena ascoltato, Ma il cielo è sempre più blu. E nel 1978 scrisse una canzone, Gianna, che partecipò al Festival di Sanremo, si classificò al 3° posto e poi hanno venduto 600.000 copie. Insomma, sto parlando di lui, di Rino Gaetano. E adesso volevo entrare nel vivo di questa serata splendida, meravigliosa, lo vedrete, perché ci saranno dei cantanti, delle voci emergenti, sì, ma di vero talento. Però non sarò da sola a presentare questa bellissima serata, ma sarò con un attore, quindi anche un mio collega. L'abbiamo visto nei Cesaroni, l'abbiamo visto in una fiction Mediaset che è andata benissimo, ovvero Non smettere di sognare, ma è stato anche un ballerino dei Caramba, Caramba Boys, è molto bello, ha una bellissima presenza ed è un cantante straordinario, è appena uscito il suo ultimo album che si intitola Amami. Però adesso vediamolo, anzi ascoltiamolo, perché c'è una sorpresa. Lui è Thomas Grazioso! Amici! Buonasera! Vai, maestro Vessicchio! Solo sei, ma di musica.
preferivo un pianoforte che due calci ad un pallone. Quanto tempo ci passavo sopra quei pasti che sfioravo. Era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, sorridevano felici. Quella voglia di arrivare era forte dentro me. Mai non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro e aspetta quel momento, prima o poi, finché vita avrai. Non mollare mai, manda avanti il cuore che domani vincerai. Buonasera ragazzi! Le porte in faccia ricevute, la risposta era la solita per me. Ci faremo noi sentire, le faremo poi sapere, ma il telefono non mi squillava mai. Insieme! Mai non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro e aspetta. Che sono in gara questa sera, fategli un grande applauso e fategli sentire il vostro calore, Roma! Ebbene, abbiamo... Aspetta che non hanno sentito, è il suo microfono, prendi questo. Ma il mio, insomma, allora abbiamo iniziato alla grande, vero? Vi è piaciuto questo inizio? Bene, dall'applauso, sì. Ci e allora? Scaldando. Questa era per scaldarci un momento. Ragazzi, adesso ragazzi, voi siete potete un po' accomodarvi. Siete un po' tesi, in bocca al lupo.